Un anno di importanti trasformazioni e risultati, il 2010 per il Corpo di Polizia Municipale di Pescara, che ha celebrato il protettore San Sebastiano, rendendo noto il consuntivo del primo anno di attività del comandante Carlo Maggitti. Non è stato solo l'anno dell'armamento per gli agenti, ma anche quello di un fortissimo coordinamento, senza precedenti, con le altre forze dell'ordine. Grazie alla cabina di regia del prefetto, del questore e dei vertici degli altri corpi di polizia, sottolineato anche il sindaco Mascia, la presenza visibile delle forze dell'ordine in città ha fatto il pari con il calo della criminalità. Abbiamo cercato di privilegiare un rapporto più diretto anche con il cittadino, abbiamo cercato di tenere quanto più possibile anche il personale sulle strade, quindi a fare anche da premonizione, da monito, da presenza piuttosto che soltanto da verbale, un mordi e fuggi, ma proprio per quella che è l'essenza stessa della Polizia Municipale come punto di riferimento per la cittadinanza, nonché per i turisti che in una città di mare sono in ogni caso numerosi. Ma anche dietro i numeri di multe e contravvenzioni, aggiunge Maggitti, emerge un rapporto diverso con gli utenti della strada. Abbiamo raggiunto circa 77.000 verbali per quanto riguarda il codice della strada, ma dai dati in possesso sembra anche una maggiore collaborazione con la cittadinanza. Quello che appare subito chiaro è che sono diminuiti forse i casi di contenzioso, nel senso che la gran parte di questi verbali ha trovato un immediato pagamento, quindi nella gran parte dei casi il cittadino probabilmente ha riconosciuto il suo torto laddove è stata elevata la sanzione e sono affluite nelle casse del comune circa oltre 4 milioni di euro nel corso del 2010.